Bene, bene, vedi qua. Siamo venuti a vedere come vanno questi libri, eh? Vanno bene? Vanno bene, vanno bene. Oh. Si vendono un pochino? Certo. Sì. Eccoci qua, siamo dalla Lella, la nostra magica libreria a Lugano, e visto che viviamo ormai quasi tutti e due sempre a Lugano... Direi di sì. E ci è venuta l'idea di fare un corso insieme, Nicoletta. Di unire le forze, perché l'energia femminile con quella maschile, perché no? Anzi, perché sì. Ben venga. Allora abbiamo pensato di fare un corso di EFT e PNL. E immagino che sappiate tutti perfettamente, per filo per segno, cosa sia l'EFT e cosa sia la PNL. Se lo sapete è ottimo, è un corso anche, che va bene anche per esperti. Se non sapete un H di tutto questo va benissimo lo stesso, perché partiremo comunque e daremo una bella spolverata alle basi. E perché abbiamo deciso di collaborare? Perché io credo che prima la cosa importante sia un bel rapporto umano. Visto che ci conosciamo, siamo molto amici, traslare questa amicizia anche in aula penso sia una cosa vincente, anche perché quando esistono le sincronicità, quando comunque ci sono un sacco di eventi che ti dicono è il momento di farlo, le situazioni vanno colte. Più che altro non puoi non farlo, perché se, altrimenti l'universo ti fa un mazzo tanto. Sapete come funziona, no? Sai come funziona, che quando non ascolti la tua voce interiore poi l'universo ti manda messaggi su messaggi. E invece quando l'ascolti tutto arriva liscio e scivola. Difatti il 10 ottobre a Lugano, al Pestalozzi, faremo una serata gratuita di introduzione di questa cosa. EFT e PNL, cercheremo di darvi da subito comunque qualche strumento in modo che possiate tornare a casa dicendo però ho imparato già qualcosa di importante. Perché quante volte nella vita vi succede di sentire dei cali di energia, dei cali di motivazione, del... Menate paranoie. Varie, paranoie, eccetera. Allora, questi strumenti vi permettono di uscire un po' come una barca che è in mezzo alle onde, però alla fine galleggia, no? Grazie alla pinna sotto galleggia, quindi nonostante le menate tanto ci sono, fanno parte della vita, i problemi fanno parte della vita, è impossibile dire basta, io non mi isolo, a meno che non vogliate andare a vivere in una caverna, in una grotta sul Kilimangiaro, ma non penso che... anche perché adesso so che costano parecchio le grotte lì. Ah. E al di là di quello, sapete anche cosa? Anche per chi sta bene, avere degli strumenti per... Si parla sempre di più del legame tra mente e corpo. EFT è una disciplina energetica, io non ne so moltissimo, sei tu l'esperto. Ogni tanto è brutto dire ci gioco, però sai che è bello giocare con queste cose. Perché è brutto dire ci gioco? È perché sembra di sacrare, però vabbè, ci giochiamo. E ho visto veramente tanto i risultati. La PNL, io da anni che la pratico in modo un po' simpatico, rompendo gli schemi, quindi visto che tu sei una persona di rottura schemi, io anche. Prima ci divertiremo, secondo impareremo un sacco di cose interessanti, terza cosa potete andare a fondo, per chi ha problemi, per chi sta bene, per chiunque, perché è un corso rivolto, è una serata rivolta a tutti. Sì, decisamente, sia chi vuole risolvere delle cose, sia chi vuole migliorare, tipo prestazioni nel campo del lavoro, dello sport, in qualunque ambito ci sia da generare un risultato, EFT e PNL in sinergia sono una bomba. Difatti, e penso che si vede, abbiamo anche lo stesso editore casualmente. Esatto, e poi anche EFT, l'arte della trasformazione e trasformazione. Non l'avevo notato, ti giuro. Quindi vedete, sa proprio da fa, com'è che dicono? Sa da fa. E quindi vi aspettiamo il 10 di novembre. Il 10 di ottobre. È vero che sei avanti nel futuro, però... Cioè, 8:30 o 9? Non sai che non mi ricordo. No, dobbiamo decidere noi. Ah, dobbiamo decidere noi. E quindi il 10 ottobre? Sì, vi aspettiamo. Ore? Alle 20:30. Alle 20:30 cominciamo all'Hotel Pestalozzi in Piazza Indipendenza 9. Sì, certo, a Lugano. A Lugano. E per la prima volta sui grandi schermi Andrea e Nicoletta in questa unione magica di esperienze, competenze e affetto. Vai, fantastico. Buona onda. Grazie, a presto.